tutti i relatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti nel secondo episodio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo Extreme Randomizer, sempre accompagnati dalla bellissima Michelle. E noi siamo pronti per andare a catturare il nostro primo Pokémon di questa pazza regione di Galar. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordiamo questo pollicione lì in su di supporto. Mi raccomando, allenatori, spaccate i mi piace. Dovete farlo? Andiamo in tendenza con la randomizer, ce la facciamo? E iscrivetevi soprattutto al canale. Quindi, Michelle, abbiamo visto Agumon e Jereci. Jereci è scomparso, ora dovrai ricercarlo, immagino, se lo vuoi. Io voglio perché troppo Jereci. Lo so, è uno dei tuoi Pokémon preferiti, quindi te lo lascio. Però io intanto Agumon lo prendo, eh? Ok, io vado. Ricorda che puoi prendere solo un Pokémon a percorso. Non lo trovo. Quindi nel caso Agumon ti dovesse sfidare, tu sai che non potrai più prenderlo, vero? Sì, sono andato a prendere Jereci. Ce l'hai fatta. Ho fatto il giro lungo. Mo' vedi che si trasforma e diventa Agumon. Mi alzo e me ne vado. Allora, Agumon teoricamente potrebbe essere un tipo fuoco. Me l'azzardo lì? Che senso, pistola acqua super efficace? Potrebbe essere anche un tipo fuoco, sai? Allora, io provo con botta perché a livello 3 ho paura di ucciderlo. Tu provaci. Io intanto direi che un braciere ad Agumon non glielo leva nessuno. Cosa gli hai fatto adesso? Botta, perché non voglio ucciderlo, perché pure che pistola qua lo sciotta. Lo sciotta addirittura? Vai, braciere. Porca vacca. Madò! Occhio, perché adesso con desiderio si refulla. No, adesso botta per forza. Botta. Ma io non ti do consigli, devi morire. Ma tu devi guardare me. Ok, io guardo il mio. Ammazza. Ma perché devo prendere Agumon? Perché? Volevi il mio Jereci? Comunque, ma il Jereci sono guarda mio. Che ha fatto troppo bene. Ancora braciere, se mi fai brutto colpo ti uccido. Basta, desiderio, basta. Vabbè, se va vita verde, puoi fare un altro pistolacqua. Cavolo, stava anche a vita rossa. Confusione. Mannaggia. Uno, due, tre. Esci! Dai! Sì, maledetto! Ti sta bene. C'hanno un catch hit, è veramente difficile. Sì, ma il mio è leggendario, il tuo no. Più indebolirlo di così. Anch'io ho paura di sciottarlo. Brutto colpo gli hai fatto. Pensa se gli facevi brutto colpo di pistolacqua. Me ne andavo. Fate solo usando bot. Dai. Uno. Due. Tre. Dai, dai. Dai, dai. Senti, io ci provo, è giallo, ma non posso rischiare. Lo ammazzo. Lancia la bolla con la falce. Sì, qua. Cavolo. Quante bolle hai ancora? Tre. E anche io ne ho tre. Raga, non pensavo fosse così difficile catturare i Pokémon. Uno. Due, tre, dai, 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 e dai! È incatturabile! Parla per te. Ma sempre sul tre! E mio, manco arriva uno! Non so se ce la posso fare. Non è che ti ammazza col prossimo attacco, perché non vedo la vita. No, fidati. Oh, mo gli faccio pistola, come ho rotto. Sicura? Le scale. Io farei una pozioncina tattica, no. Che se ti faceva confusione eri morta. Raga, è difficilissimo catturare questi Pokémon. Ancora Pokéball, vai! Io adesso uso una pozione. Dai, dai, dai! Ma... secondo me è scriptato che non possiamo catturarle. Ma forse devo indebolirlo di più. Ma non posso levarle di Ascolta, più. Ascolta, e mo' però è full vita, cioè... se adesso ho visto l'acqua gliela puoi fare. Raga, mi sa che io finisco le ball. Ma di prepotenza. Dai, 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 come andano piccolo! Sì! All'ultima! Non era scriptato. Io non so se fare una botta o no. L'ammazzi con botta? Non lo so. Devi pensare a questo, se no lanciagli la bolla e vedi come va. Raga, io l'ho preso e non so come ho fatto. Io non guardo, ti prego. No, è uscito subito. E io come lo pare non è giusto. E tu ti focalizzi sui leggendari. Non è giusto. È un leggendario, Michelle, è un leggendario. Ma vita rossa. Oddio. Io credo nel cuore dei Pokémon. Madonna, non lo catturerai mai no. Così. È un leggendario, è troppo difficile. Vuoi dare un soprannome Agumon? Già c'è il nome, è Agumon, cioè. Io nel dubbio uso pistola. Sì, pistolacqua. Tanto è inutile. Sì, cioè. Oh. Se io usare la bolla. No, vuoi dare un soprannome Agumon? Come lo chiamo? Agumon. Ciao, Charizard. Vediamo, ciao. Oh, la vala spacca. Ma la vala spacca è l'ultima, non ne ho altre. La vala spacca, Michelle. Prova. No, esce, ma già lo so che esce. Oh my god! Oh my
my god. Aspetta. Ah, ok. Oh, quanti punti esperienza mi ha dato? God. Oh, Dio, sì. Oh my god. Cosa cavolo hai appena fatto? Cosa hai appena... Aspetta, c'è un attimo l'infortino. Un attimo di pausa. Ragazzi. Oddio, c'è l'esito. Io so già come chiamarlo. Ragazzi, io intanto l'ho chiamato Charizard. Io so già come chiamarlo e non me lo chiedi. Come lo chiami? Guarda, Marte. Vabbè, banale. Banale. Disse, ma ho le stesse mosse per entrambi i Pokémon. Ho trovato due antiparalisi. Guarda, le stesse mosse per entrambi i Pokémon. In che senso? Voglio vedere il mio. Presagio, rivela se il nemico ha mosse pericolose. Il bello. Mio è Mantelneve, se grandina l'illusione aumenta. Confusione e desiderio aveva. Charizard e... No, no! Oh, hai visto come attacca? Sì, ti segue. Ma guarda poi come zompetta. Pozione. Sono circondata! Poi ci dobbiamo allenare. Guarda! Chi è? Che cazzo è? Chi è Koopa? Non l'avevo visto! What? L'hai visto Koopa? Che cos'è quel coso? Ho capito! È quel Pokémon! Quello giallo! Quelli tutti che fanno la cosa... Non l'avevo visto! È sbucato come i funghi! Ma... È bellissimo! Ma lo voglio! È bellissimo! Questa quanti serie sono? È troppo bella! Lo voglio! Lo voglio anch'io in squadra! Ma... E se c'è anche... Colui che schiaccia i funghi? Catenaccio. Il catenaccio. Oh no. Il porto al posto del catenaccio. Vabbè, io non lo posso catturare. Perché c'è una cattura a percorso. Lo so, infatti sono qua, ti aspetto. Raga, comunque sicuramente lo ritroveremo più avanti. Oh! Ma l'hai visto? Ma guarda che guarda come attaccano. Che Pokémon è in mezzo all'erba? Chi è quello? L'hai visto? È cos'è? È Wishiwashi? What? Ma che... Ma che cavolo. Ma non ha senso Wishiwashi nell'erba. Ma che ti attacca adesso? Cioè mi stai dicendo che può spawnare un Wailord nell'erba? Un Wailord nell'erba. Porca miseria. Sì, lo Vabbè, voglio. Oh, c'è Charizard. Ma... Ciao. Tu sarai mio, sappilo. Ok. Allora, dov'è Dandel? Dobbiamo andare nel laboratorio della professoressa. Ah, giusto. Dobbiamo andare nel laboratorio. È qua Dandel. Che è a destra. E poi voglio andare al negozio di vestiti. Anch'io. È la cosa che voglio fare. È la cosa più episodio. Bella. Sì. Ma guarda, è arrivato dietro. No, Misha, comunque guarda, Goomba... è inquietante. Sì, è troppo. Goomba mi ha messo troppa paura. Ma Yamper sarà skinnato? Non aspetti di darmi questi shock culturali? Yamper? No, dovevi skinnarlo. No. Il mio è no. Dovevi mettere il cane di Bolt. Quello del film. Sarebbe stato bellissimo. Sarebbe stato bellissimo. Vabbè. What the fuck? Che problemi ha? Ma chi è? In realtà è Ginepro. In versione femminile. È Ginepro in versione femminile. Com'era? Ginepro. Com'era la cosa col pipistrello? No, non si può dire. Io sono un uomo pipistrello. Perché ho sia le... Non posso dirlo. Che l'uccello. Vabbè. Ragazzi, momenti di euforia. No, in realtà è la sorella di Mary. Pokémon Spada e Scudo 2. Ma che carini però i cuoricini spezzati. Ma guarda che, ti giuro, che nei negozi di vestiti tu puoi comprare questa roba. E io adesso cioè, tu puoi, i soldi. Puoi metterti anche la divisa di Goku. E qui te l'ho tu detto. Tu vuoi far saperlo. Perché me l'ha detto Mad. Ma non puoi rovinare la mia sorpresa. No, il problema è che Mad ha aggiunto 150 cose. Me ne ha dette 10. Quelle 10 l'ho già dette. E fatelo, stai zitto. Sei ingobbita, Michelle. Ma perché la faccia pesa? Devo stare così. Che faccia pesa? La faccia pesa. Ma poi tu l'hai mai vista, Ruby? Qualche episodio. Abbastanza da ricordarmi la falce. Vabbè, grazie. Io andrò a comprare i vestiti. Ciao. Ciao, Michelle. Ciao. Andiamo. Allora, negozio di vestiti. Ma sei già lì? Certo. Tu sai, io spendendo non vedo i miei l'ora. Soldi. Salve. Allora, qua c'è una bolla intanto. E che fai, la lasci lì? Mi pare che sono a poche bambola. No, non sono randomizzati. Non sono randomizzati? No. Tante cose non si potevano fare, evidentemente. Allora, vediamo nel negozio di vestiti cosa c'è, Michelle. Yes, voglio prendere. Salve. Oh, Michelle, c'ho la maglia dello youtuber. C'ho la maglia dello youtuber, Michelle, con il simbolo di YouTube. Tu cos'è che hai? Ma tu non è che te lo puoi cambiare? Ma c'ho le scarpe buggate. C'ho delle scarpe dentro delle scarpe. Vabbè, non ti far domande. Vai avanti. Ma non mi cambia la maglietta. No, perché ti devi levare i vestiti. Michelle, ma in realtà non hai il corpo. Non ho il corpo.
Me l'aveva detto Maddie di non scegliere la femmina. Non ho la maglia con il logo Federic. Ma io non posso comprarmi. Perché niente. La puoi comprare solo sul Federic Store. Link in descrizione. Esatto. Scusa, ci ho dato un attimo di... Vabbè, io la maglia dello YouTuber me la compro. Ma io non posso. Ma tu già sei skinnata nel primo episodio, ma che vuoi? Vabbè, allora risparmio soldi. Qual è bella questa? Basta. O mi compro questa qua? Divimove, c'è il logo Divimove. Io ho finito lo shopping. E poi ci mettiamo dei pantaloni. Guarda, guarda, sembra uno del SEO degli YouTuber. Guarda. SEO di YouTube proprio. Guarda, un gelataio quasi. Guarda che bello così o che un so. Un infermiere. Ma io comunque a vestirmi sono troppo bravo. Bianca e rossa. No, non spendo altri soldi. 6.000 è troppo, va bene così. Sono bello, bello, bello però. Beato te. Guarda, con la mente di YouTube. Io non posso cambiare vestiti. Ma tu li puoi cambiare volendo. Sì, ma non ho il corpo. E sarebbe bellissimo andare in giro senza corpo. Ma non posso rimanere nuda. Michelle, in realtà puoi. E sai come puoi? Puoi comprarti il costume. Però nelle prossime città. Oh, ovviamente nella prima città non ti danno niente. Quindi che facciamo? Andiamo? Che fai? Qua, se non sbaglio, ci dovrebbe essere uno strumento qua per terra. Percorso 2, nuova cattura, Michelle. Che è inutile. Ti ho visto V-Sharp. Allora, no, aspetta! Ferma! Alcuni Pokémon ti rincorrono. In che senso? E la difficoltà è quella. Che se ti rincorrono... E ti prendono. Ti prendono, poi devi per forza catturarli, quindi occhio. Allora, Michelle, entriamo insieme. Ok. Io... Allora, tu sai cosa succede se un Pokémon ti acchiappa... Che dovrò prendere per forza quel Pokémon? Mi raccomando, stai attenta. Se vedi che c'è il punto esclamativo... Scappa. Scappa. Ok? Ok. Piano. Piano. Ci hanno dato 20 ball. 20 ball a testa. Io ho appena visto cosa sono nell'erba. Non mi piace. Allora, io ho tutta... Io ho un Eschew. Oh, oh. Ma è quello un Marshadow? Marshadow e Zeraora. E io opterei per Marshadow. Marshadow e Zeraora! Oh! No, 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 no! Ti prego, ti prego, oh! Ti prego, ti prego! Oh! Oh, e ho perso 5 anni di vita per te. Cattivo il Zeraora. Qua non abbiamo la bicicletta o robe varie. Cioè, tu ti sei beccata i pinguini. Sei sfigata. Io invece. No, io provo ad andare avanti. Vediamo. Ami, però io non voglio Zeraora. È cattivo Zeraora. Io voglio Marshadow. Attacca, corri. Corri, corri, prendilo e corri. Ma ce la faccio avvicinarmi a Marshadow senza sì, io? Ce la fai. No, cazzo, scappa forse. Ho paura. Sì, beato te. Io ho un... non capisco cosa. Oh, io ho un Surfetch. Carino Surfetch. Magari spawn altro. Aspetta un attimino. Aspetta di vedere se lo catturi allora. Sarà dura. Braciere? Uno. Vai. Due. Tre. Porca miseria. Io quel trucco non funziona. Uno spoiler non funziona. Funziona. Lo usavo da piccolo e funziona. Certo. Non è skinnato, chiudi ma è comunque occhi, finissimo. Chiudi gli occhi. Te lo dico io se entra. Uno. Due, chiudi gli occhi! Vedi, li hai aperti, devi stare palle. Zitto! Dovevi stare zitto con gli occhi chiusi. Ma ce la faccio a prenderlo, Michelle? Curati, curati, no, curati, no, no, curati, no, no, curati, Cristo, madonna! Visto che hai fatto bene acquistare delle pozioni prima. Braciere, dai! No! Porca vacca. Ma che cazzo avevo detto? Porca vacca. Ma il bar. Deve entrare adesso. Ma il bar quando lo chiamo. Entra adesso o nella prossima. Non ce la fa se il no. Il bar quando lo chiamo non entra mai. Non entra mai. E vaffanculo. Ma ce n'è ancora una, fermo. Forse rimane un PS. Forse rimane un PS. Quando vuoi che rimane un PS non rimane mai. Mai rimane un PS. Rimane... Cioè tre PS buoni, dai. È l'ultima possibilità che hai. Come quando ero bambino. No, ciao Marshadow. Ciao Marshadow. Vai. Io ho ancora una cattura da poter fare. E Federic, così si porta in netto svantaggio. E Federic si porta io ti direi di levarti da lì, perché se ti puoi cazzare ora sei... Io non ce la, non ce la farò mai a passare, lo capisci? Senti, io vado a battere il bambino. Io non ci riuscirò a passare. Ma no, ma sono tutti quei Pokémon. No, 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 no. Cazzo, sono fottuto. Run, 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 run. Oh, che cazzo. Ah, ti sei... Si è fermato. Si era fermato. Me lo farà fare, fuga? Sì. Oh. E secondo me è fortissimo. Comunque, boh, anche Zeraora non era mai c'è uno stronzetto. Ma come ha fatto a vedermi che ero a 20 km di distanza? Scriptato. Ho capito, ma dammi il tempo. Mamma, quanto è inquietante.
Oh, è finito questo contropiede, c'è un po' noioso, cioè. Ho un'antiparalisi. Chi che va a pensare che questo mi addormenta? Perdonami. Brucialo, brucialo, brucialo. Sapevo che dovevo catturare quel surf e ce l'ha dietro. Non lo so. Dorme. Quattro turni che dorme. Se sta fanzognellino, Michel. Quando serve bruciare un Pokémon? Ma tu almeno lo puoi bruciare. Io al massimo gli posso fare il bagno. Fai il bagno al Sylveon. Sì. Oh, io ce l'ho, io l'ho ammazzato, te? No. Ci vediamo tra un'ora. Ma perché io ho un PS soprattutto? Va bene. Ragazzi, mi sono scordato di avere un PS, però comunque l'ho ucciso. Non mi ricordo, ma come hai fatto ad avere un PS? Mi sono distratto. Sono un gio lunare. Quante ne ha fatti il tuo? Non lo so, io ho Charizard di livello 8. Lucinare, me ne ha fatti tipo 10. Vabbè, il primo l'ho battuto. Se questa è la difficoltà, secondo me non ci arriviamo. Tra un po' finisco le mosse. Già. Allora, Michelle, le opzioni sono due. Tu, tra l'altro, potevi fare per tutta la partita tipo ruggito, no? O metti Gerece o metti Gerece. Oppure perdi un Pokémon. Io te l'avevo detto, comprali gli antidoti. Io te avevo detto di stare in silenzio. Io qua devo affrontare un Cobalion, Michelle, adesso. Prova con confusione, vedi quanto li fai. Sei comunque un leggendario, eh. Sei a livello 3, però sei un leggendario. Wow. Non ha più mosse da sperare. Spontro. Allora, un altro glielo puoi fare. Gli puoi fare un altro confusione. Ha finito tutte le mosse? Stava fortunata, eh. Adesso lui farà sconto, tu fai pozione. C'hai 3 PS, fai pozione, ok? Mi è andata di fortuna che ha finito le mosse, allora. Ti è andata molto di fortuna, Michelle. Ma se ti dico compra gli antidoti, tu comprali! E io comunque adesso ho Bracere, che è super efficace contro Cobalion, almeno una gioia. Ma poi è enorme. Non mi tirare una. Cosa di divertente quelle... che si è ucciso da solo. Allora, se mi fa una mossa che mi leva un botto, guarda che... Perché comunque sono sempre leggendari, quindi non sai mai quanto ti levano, no? Bracere... Lega tutto. Santo il padre. Morto Cobalion. Ok, Michelle. Ora ci arrivi al centro Pokémon? Non lo so, non credo. Più avanti c'è un'altra allenatrice. Allora. Quindi questa, se non è, se è come il mio, dovrei avere un Cobalion. Non so se è diverso. Potrebbe essere diverso come non esserlo. È uguale. Sì. Ma tu avevi almeno la mossa di tipo fuoco. Allora, i Pokémon degli allenatori sono uguali. Proprio per non essere svantaggiati a livello di difficoltà. Almeno alcuni. Mentre i Pokémon nei percorsi sono tutti diversi. Morto Cobalion. Io intanto sto ancora qua. Oh, l'ho scottato finalmente. L'ho scottato. Vedi, una gioia. Almeno. Ma devo batterlo. Oh. Devo batterlo anch'io il bambino. Ti manca solo quello a te, Michelle. Ti manca solo quello. Va bene, allora batto il bambino. Vai. Io. Oh, doppio calcio è buono. Sì, buono. Credo, sì. Vediamogli azione. Via. Ah no, azione. No, vabbè, mosse normali. Ci può stare. C'è una mossa folletto. Peccato. Con Gerece. Allora lo metto subito Gerece. Che cosa faceva? Vediamolo subito. Puoi farlo. C'hai comete. Boh, io ti aspetto qua. Non vado avanti. Quel Bishop. Guarda, mi nascondo qua nell'angolino proprio. Io mi nascondo così, non mi fanno niente. Mi metto qua e sta a te. C'ha vendetta. Nel caso lo shottassi, ti farebbe molto male. Lo so. Comete, prova con comete, vedi un po'. Comete, ricorda, è una mossa che non può mai fallire. Cometina. Cometina. E via. Sì. Che no. Poi è bellissimo Gerece con comete. Sì, è carinissimo. Mm-hmm. Comunque sta mossa, devo dire che l'animazione è veramente bella, ma è inutile. Ti leva poco. Vai giù. Oh. È andato giù da solo. E ora Gastrodon. Gastrodon. Lascerei per mosse forza erba lui. Ti servono per 4 con lui. Ma mi fa già vedere tutti quelli che ho visto? Ma Agumon è veramente Charizard a questo punto, ragazzi, perché Mimikyu, eccolo, Madonna. Bellissimo, è veramente bellissimo. È carino, però. Ok. Nel prossimo episodio sai che se non ci arriviamo ci fa un culo così, vero? Già. Ecco. Allora, tu devi ancora catturare un Pokémon in questo percorso. Sì. Io il mio l'ho catturato. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Nel prossimo andiamo nelle terre selvagge e vediamo un po' come sono state modificate queste terre selvagge, perché sono veramente molto curioso. Anch'io. E vediamo un po' anche cosa si trova in queste terre selvagge, perché là sì che esponeranno tanti Pokémon e tutti schienati. Ma lì vale sempre una cattura? Nelle terre selvagge, ragazzi, grande novità, possiamo fare ben 5 catture a testa. Yes. Ovviamente le terre selvagge hanno vari nomi, ok? Però... non li conteremo ogni singolo posto, ma bensì 5 in tutto la primaria delle terre selvagge, tutte nella seconda e tutte nella terza, ok? In totale ben 15 catture in tutta la serie delle terre selvagge. Noi ci vediamo nel prossimo episodio e ci vediamo lunedì allora, ragazzi, 14:30. Ciao!